Nel da poco concluso 2019, che spazio hanno dato i pistoiesi alla lettura e con quali preferenze? Un buon osservatorio per farsene un'idea è la Biblioteca San Giorgio con l'andamento dei suoi prestiti. Abbiamo registrato circa 115.000 prestiti, che è un numero cospicuo pensando ad una città che è di 90.000 abitanti, quindi abbiamo di gran lunga superato il prestito per abitante, quindi siamo soddisfatti. Dobbiamo tenere conto che nel corso degli anni, degli ultimi anni, il numero dei prestiti è fisiologicamente diminuito, per il fatto che sono cambiate le modalità di consumo, soprattutto degli audiovisivi. Mentre, nei primi anni di vita della San Giorgio, oltre il 50% dei prestiti era rappresentato dagli audiovisivi, cioè dai film in DVD, con l'entrata in funzione di tante modalità alternative di consumo di film, pensiamo a Netflix, pensiamo a tutti i canali, diciamo on demand di film. Chiaramente il numero dei prestiti dei DVD si è molto ridimensionato. Siamo, come dire, ritornati al libro, che è quello più prestato. E i libri più richiesti quali sono stati? Sicuramente domina la narrativa anche di alta qualità. Dalle statistiche che abbiamo estratto dal sistema informatico abbiamo visto che l'autore più gettonato in assoluto è Maurizio De Giovanni, che è sempre anche ai primi posti della classifica delle vendite, ma che in biblioteca è molto rappresentato con tanti titoli. Il titolo in assoluto più prestato è Vuoto, che ha avuto oltre 60 prestiti. Anche quest'anno si è riconfermato il trend della prevalenza della lettura al femminile rispetto al maschile, cioè i 2/3 dei prestiti sono stati fatti da donne, anche se i lettori più forti sono stati maschi. Un buon peso è stato determinato dai libri per bambini e per ragazzi, anche giovani adulti, e per quanto riguarda invece le fasce di età abbiamo una forte prevalenza di lettori tra i 25, gli adulti tra i 25 e i 50 anni. Da alcuni anni voi avete attivato il prestito anche per i libri elettronici, da questo punto di vista com'è andata? Sì, diciamo che il libro elettronico rappresenta ancora una nicchia molto piccola. La fisicità del libro ancora fortemente prevale nei consumi di lettura e nelle abitudini di lettura, anche se si nota un incremento dei prestiti di ebook, soprattutto in concomitanza dei periodi di vacanza. Siamo ancora per l'ebook su piccoli numeri che non superano mai le 5 cifre, quindi siamo sempre 10.000-13.000 prestiti. Ecco un po' questo l'ordine di grandezza di questa tipologia di prestito.